La società di produzione, la Palomar, che ha stipulato questo accordo con la regione siciliana e con la RAI, ha in allestimento un sito web di promozione del territorio, in cui partendo dalle foto del set, dai libri di Camilleri e dai piatti gustati dal commissario Montalbano, indica poi attraverso una serie di link tutta una serie di itinerari turistici e di prodotti tipici, anche di carattere appunto enogastronomico, specifici dei comprensori. Questo mi sembra un elemento molto importante. Un altro elemento di novità è che rispetto alla tradizionale serie del commissario Montalbano, questa volta le riprese non sono allestite soltanto nella tradizionale città di Ragusa e nella provincia di Ragusa, ma anche nelle province di Siracusa e di Agrigento. E tra l'altro, al di là delle considerazioni di carattere, diciamo, strettamente economico e strettamente produttivo, che sono importantissime, di rilancio del turismo, questa è una fiction televisiva da cui poi emerge il volto migliore della Sicilia, un volto in positivo, secondo quanto tra l'altro è descritto nei libri di Camilleri, quindi fuoriuscendo da quella logica di cupo fatalismo pessimista che, anche se ha delle buone ragioni, poi alla fine ha determinato moltissimi luoghi comuni, moltissimi stereotipi e poi all'origine anche di un concetto, quello di terra irredimibile, in cui il futuro dovrebbe essere uguale al presente, il presente dovrebbe essere uguale al passato, e che chiaramente non è un buon viatico per voltare pagina. Quindi da tutti questi punti di vista la fiction di Giovanni Montalbano è sicuramente un elemento positivo e che noi apprezziamo, ed è il motivo per cui la regione siciliana ha deciso di entrare in coproduzione e finanziarlo in percentuale. Grazie.